Petrucci, una nuova avventura da imprenditore a manager per quanto riguarda lo sport, presidente del consorzio Fano Sport. Come ha preso questa decisione? Qual è la passione che lo muove? Mi piace perché c'è gente seria e con questo consorzio possiamo fare delle cose veramente fatte bene, perché gente seria del posto, tutti imprenditori, che poi spero che il numero si allarghi almeno a 30 persone, e così possiamo sostenere bene il Fano Calcio, che adesso ha più bisogno di tutti. Verseremo tutti gli introiti nostri, l'80% al Fano Calcio provvisoriamente e il 20% allo sport di Fano, tutti gli sport. Chi ci presenterà un progetto lo valuteremo, se è una cosa che è interessante lo finanzieremo, vediamo quello che possiamo fare, insomma, ecco, diciamo quel 20% di distribuirlo un po' a tutti gli sport, specialmente gli sport minori e sport dove ci sono i ragazzini. Vediamo di distribuirli un po' a tutti, di fare una cosa bene per lo sport di Fano. Per quanto riguarda il calcio, si parte dal basso e dove si vuole arrivare? Purtroppo sì, ieri ho avuto un incontro con i tifosi, ho portato la foto del 2001 quando siamo saliti in C, ho creato un po' di entusiasmo così, però sai, arrivare lì adesso ci vuole del tempo, però se siamo uniti come lo stanno dimostrando tutti, penso che ci si possa arrivare. Ci vorrà un po' di tempo, dipende dalla categoria che ci fanno partire. Se già partiamo in promozione, ma se fanno partire la terza categoria sarebbe un disastro, ci vogliono anni e anni. Però speriamo che ci facciano partire dalla prima categoria. E che è possibile che il Fano Calcio incontri l'Alma Juventus? No, perché in eccellenza non ci fanno partire di sicuro. Loro sono iscritti in eccellenza, se la fanno questa eccellenza, questo non lo so, vedremo. E noi massimo in promozione, il derby non ci sarà. È nato un nuovo consorzio che raduna 18 imprenditori, è un consorzio privato, quindi io ringrazio i 18 imprenditori che hanno deciso di investire per una nuova era dello sport nella nostra città, che vede come presidente Paolo Petrucci, quindi 18 persone, 18 imprese che hanno deciso di investire sullo sport fanese e mi auguro che ce ne siano altrettante. Il consorzio ha deciso di investire il primo grande investimento su una nuova società che è il Fano Calcio. Fano Calcio, diciamo, la situazione calcistica della nostra città ha sicuramente vissuto in questi anni grandi difficoltà, quindi io prendo atto del nuovo Fano Calcio e prendo atto anche il riconoscimento da parte di tutte le altre società sportive della città, che ringrazio, che riconoscono nel Fano Calcio, nella nuova società, la prima squadra della nostra città, e in base a questo oggi chiederò l'iscrizione secondo l'articolo 52,10 del NOIF alla federazione del nuovo Fano Calcio, quindi della nuova società sportiva a quale abbiamo affidato l'impianto, lo stadio Mancini, quindi l'impianto principale della nostra città per un anno. Quindi nasce una nuova era dello sport fanese, uno sport che voglio sano, per la quale l'amministrazione comunale si impegna a riqualificare tutti gli immobili della città di Fano, quindi le strutture esistenti, e dovremo sicuramente programmarne di nuove, perché lo sport fanese nel suo complesso ha una grande carenza di impianti sportivi.